Oggi è un giorno davvero molto 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 speciale perché voi che vedrete il video lo vedrete esattamente il 30 dicembre, quindi sono davvero speciale questa nuova location, questo nuovo sfondo che ho e che ci è voluto tanto per avere. Ma adesso in questo video vi racconterò tutto, va bene? Quindi, che stai guardando questo video, indossa un o auricolari, posso dire che a parte la candela e le lucine sullo sfondo, tutto il resto mi è stato regalato per Natale con anche due grandi luci qua davanti a me che voi non vedete. Come sono partito all'origine facendo video. Io mi ricordo che avevo solo lo sfondo. Questa parte abbiamo comprato le luci, abbiamo comprato la ring light, abbiamo comprato questa telecamera qui. Tutto piano piano per poi arrivare a quello che sono. Se guardo i miei video di tempo fa, io ve lo giuro, adesso non riesco a fare a meno di questo sfondo. Quindi per favore, scrivetemi tutti nei commenti cosa ne pensate di questo.
questo sfondo. Se vi piace, cosa ne pensate delle luci? Secondo me sono fantastiche qua davanti. Voi non le vedete, però ci sono. E una cosa divertente delle luci è che possono essere cambiate. Io oggi ho deciso di cominciare con il colore viola perché lo trovo molto, molto, molto rilassante. Adesso vi faccio vedere come cambio le luci. Mi sono anche creato scompartimento qua dove tengo tutti i telecomandi, anche se il telecomando dei LED controlla pure la targa e viceversa. È una cosa troppo bella. Stai editando questo video, di guardare come sto con gli altri colori. Ma veramente, 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 fatemi sapere cosa ne pensate di questo nuovo sfondo. I miei sfondi non sono mai stati all'altezza, secondo me. Vedete delle parti in voiceover per farvi capire il concetto, visto che questo è un video parlato. Parliamo ancora un pochino, c'è ancora tempo, tantissimo tempo. Sogno una telecamera.
sapere anche cosa ne pensate voi. Proprio ditemi tutto, non abbiate paura. Quindi, sfondo bianco, le luci sono le lucine, le stesse che usavo sullo sfondo nero. Questo è un mobile in realtà di mia sorella, che sposterò ogni volta. Riesco molto a capire di cosa sa, ma è molto vanigliato il profumo. Più o meno per farvi capire, sento molto la nota della vaniglia. Qua sotto invece è un po' più divertente la storia, perché ho una scatola e tutte le luci attorcigliate intorno a questa scatola, tutto il filo LED. 5 metri per fare questa luce fantastica che, mamma mia, non ve lo ripeto perché, non ve lo ripeto, ma io sono innamorato di questo sfondo. Unica pecca, se prima mi alzavo la notte e avevo i capelli un po' scompigliati e anche se li mettevo a posto non si vedeva. Lo sfondo era nero, adesso con lo sfondo bianco si vedono. Per di più, mi sono preso non l'abitudine, ho deciso che registrerò i miei video alle 3 di notte. Se mi alzo prima, torno a dormire e registro poi quando suona la sveglia. Faccio vedere qua su YouTube, ma neanche su altre app.
Spero che si sia vista. Due ore e mezza a preparare tutto quanto.
video magari tipo di 25 minuti, ma dietro c'è pensare l'idea, pensare cosa dire, montare tutto e una volta registrato editare. Quindi anche qua il lavoro è tanto, ma ce la faremo insieme. Quest'anno nuovo che sta praticamente per arrivare, spero riuscirà a portarmi un po' più di iscritti, un po' più di visibilità per farmi conoscere a tutti voi. Quindi io direi che è arrivato il momento di darvi la buonanotte. Fatemi sapere ancora cosa ne pensate dello sfondo. Questo video vi è piaciuto e commentate con tutto quello che vi passa per la testa, va bene? Il video di oggi quindi finisce qua, ma se tu vuoi restare ancora insieme a me, io ti lascio di qua il mio video precedente, di qua una mia playlist. Questo video